Sulla crisi di maggioranza al Comune, oggi iniziano le consultazioni, interviene il consigliere comunale Elisabetta Vicini. Biondi e la sua maggioranza, afferma la Vicini, diano prova di responsabilità politica nelle consultazioni avviate e mettano tutti per una volta le competenze e il buon governo della città davanti alle rivendicazioni politiche e alle spartizioni di ruoli e poltrone. Non sarebbe un bene per la città, prosegue, un lungo commissariamento in un momento così delicato della lenta ricostruzione e a ridosso della ricorrenza del decennale. I cittadini aquilani hanno chiesto a Biondi, rileva la Vicini, di governare e di farlo con questa maggioranza. Facciano dunque tutti quello che devono e rispettino l'enorme fiducia che hanno ricevuto dalla città. E se nemmeno a valle di queste consultazioni dovessero essere in grado di trovare un equilibrio e una giunta valida, allora il fallimento del loro progetto politico tuona sarà tale da coinvolgere senza sconti ogni singola componente della coalizione di maggioranza. In merito poi, prosegue, all'attacco sferrato dal segretario regionale del PD al Passo Possibile, chiedo all'autorevole voce di Giovanni Legnini, tirata in ballo da Di Sabatino, di prendere posizione. Chiarisca se le anime cittadine di centrosinistra distinte dal PD siano da considerarsi alleate da rispettare, pur nelle loro diverse espressioni, oppure antagoniste da aggredire quando si disallineano dalle PD. Sarebbe utile a ciascuno comprendere, conclude, una volta per tutte, se possiamo dialogare o dobbiamo prepararci all'offensiva del fuoco amico, ogni qualvolta quelle differenti sensibilità emergano.